ti volevo chiedere, tu ti sei ritrovato quindi così diciamo nel mondo del doppiaggio e anche nel mondo del fantasy, perché signori la voce che stiamo ascoltando qui è la voce di Frodo Baggins del Signore degli Anelli, della trilogia, è la voce di Newt Scamander di Animali Fantastici. E allora ti volevo chiedere, tu sei, oltre diciamo a farlo per lavoro, sei anche un appassionato del genere fantasy? Sì, ero appassionato di fantascienze, ma poi sono diventato anche appassionato di fantasy. Quindi, e poi non, per un caso della vita mi sono ritrovato a fare, ad essere scelto per questi personaggi che hai detto tu, ma anche Merlino, Star Trek, insomma tanti tanti Transformers, tante cose insomma del mondo fantastico, fantasioso. E mi sono appassionato, sì, non conoscendolo, quindi all'inizio ero un po' incuriosito da questo genere che non conoscevo benissimo, e poi da lì, quando ho fatto Il Signore degli Anelli, ero giovanissimo, avevo 19 anni, poi mi hanno cominciato ad invitare a destra e a sinistra, come qui, e sono tipo 18 anni che vado in giro per manifestazioni, quindi poi ho conosciuto i massimi esponenti europei di tutto ciò che è diciamo il mondo fantasy. E è stato bellissimo, mi hanno insegnato e tramandato, insomma passato la passione, persone che vivevano per questo, quindi capisco cosa proviate voi ascoltandoci e vedendo questi film, lo capisco, molto, è bellissimo, deve essere emozionante. Beh, comunque una cosa che io penso sia anche molto affascinante è il rapporto che c'è tra te, il doppiatore, e anche l'attore comunque che vai a doppiare. Se non ricordo male, ricordo che hai raccontato l'altra volta, per esempio, che tu hai avuto modo anche di conoscere Elijah Wood di persona. Com'è stato ritrovarti ad avere a che fare con una persona che poi alla fine tu quasi studi per andare a coprire con la tua voce, per andare a doppiare tutto quanto? E questo è quello, esattamente quello che ha detto lui, che dice, ma quando l'ho incontrato, siamo stati tipo un mezzo pomeriggio insieme a chiacchierare, gli ho raccontato la storia della vita mia, perché io di lui sapevo tutto, ma lui di me non sapeva niente. Specifico, Elijah Wood è l'attore che fa Frodo, perché magari qualcuno non lo sa. Sì, quello con gli occhioni azzurri. Lui lo conosco benissimo, perché io lavoro su di lui da quando lui e io abbiamo la stessa età, siamo davvero bambini, cioè da quando siamo bambini, quindi piccini. Il primo film dove l'ho doppiato, se non sbaglio, fu Paradise, La strada per il paradiso, quindi stiamo parlando di fine anni 80, e quindi io lo conosco, cioè, sono cresciuto insieme a lui, ma lui, per lui io sono solo la sua voce italiana, poi c'è quella spagnola, poi c'è quella tedesca, poi c'è quella francese, poi c'è quella turca, quindi il doppiaggio è un po' ovunque. E quando gli ho fatto vedere nell'arco del tempo i prodotti su cui ho lavorato con lui, lui è rimasto così, perché dice, accidenti, cioè, ma hai colto quella cosina, cioè tu hai studiato quello che io magari ho fatto così sul set, ma dietro voi avete uno studio molto più profondo di quello che magari noi facciamo così a tentativi, poi magari il regista sceglie cose. E io faccio, beh sì, in effetti abbiamo poco tempo, molto meno tempo di quello che hanno a disposizione gli attori sul set, però sì, c'è uno studio di ogni sguardo, ogni movimento, ogni respiro che fa l'attore sul set, perché noi dobbiamo diventare lui. Noi siamo degli attori, quindi di base un doppiatore è un attore, prestato poi alla sala di registrazione, al microfono, per diciamo incollarsi a un personaggio. Quindi noi dobbiamo svestirci del nostro modo di recitare, quindi la nostra maniera, i nostri tempi, i nostri respiri, creare la battuta come ci sarebbe piaciuto a noi, no, niente di tutto questo, noi dobbiamo diventare lui, quindi sì, dobbiamo riuscire a rincollarci, quindi agendo, respirando, parlando a velocità,
con pause e non che noi non faremo mai, e questa è la cosa difficile, cioè riuscire a svuotarti, studiare quello che è lui, perché ha fatto così, come l'ha fatto, e far sì che il pubblico non si accorga che noi abbiamo fatto questa magia, insomma. Voi dovete anche in qualche maniera poi modulare la vostra voce a seconda del personaggio, ma anche a seconda della situazione. Ad esempio, non lo so, per doppiare una persona che sta correndo, che sta saltando. Assolutamente. Va tutto rapportato. Se uno sta seduto comodamente su una sedia così, noi dobbiamo sempre stare in piedi, perché la nostra posizione è fissa, così, davanti al microfono, sempre in piedi, sempre, dalla mattina alla notte, cioè sempre in piedi. E certo, se uno sta correndo, noi non possiamo fare rumore, ma dobbiamo fingere di correre, di cadere, di ricevere una pallottola in corpo, di un cazzotto, una colluttazione. Quindi dobbiamo fingere senza fare rumore, quindi sempre in piedi dobbiamo simulare quello che è una corsa, o anche semplicemente alzarsi da una sedia, no? Questo è un esempio che faccio spesso, cioè quando tu stai alzandoti da una sedia, il movimento che fai è questo, quindi se tu stai parlando mentre lo fai, non puoi parlare come se nulla fosse, quindi devi far finta che ci sia questo sforzo di quindi di alzarsi e poi parlare così. Ed è perché farlo stando fermi in piedi è difficile, figuratevi correre, figuratevi urlare, tipo che ne so, la scena dei Transformers, quando lui sta inseguendo il robot che gli ha rubato la macchina e sta in bicicletta chiamando la polizia, lui sta correndo sulla bicicletta chiamando disperatamente la polizia, mentre io stavo fermo così davanti al microfono. Ricreare quell'emozione, quella suspense, quell'accelerazione è difficilissimo, è questa la parte complicata, cioè rendere quello che dal vivo è stato fatto. Ecco, una cosa che mi ha fatto venire in mente Valentina parlando del fatto che comunque tu devi modulare la tua voce, devi adattarti ogni volta. Tu per esempio hai doppiato, doppi spesso Eddie Redmayne, che per esempio hai, se non ricordo male, dato la voce anche per La teoria del tutto, dove lui interpretava il professor Stephen Hawking, che comunque era molto particolare, immagino, dato il suo problema, il suo difetto nel parlare e tutto quanto. Ecco, com'è stato interpretare un personaggio così particolare, soprattutto nel suo modo di parlare? E abbiamo dovuto innanzitutto andare per gradi, perché il film, abbiamo deciso di iniziare a lavorare sul film La teoria del tutto come gradualmente, quindi da quando inizia, quindi da quando non c'è ancora la malattia, a quando inizia, a quando si aggrava, fino a quando poi non è più in grado di parlare. E questa è stata la parte difficile, cioè riuscire a seguire il corso degenerativo della malattia. Quindi all'inizio qualche difficoltà, poi sempre di più, poi lui comincia ad assumere posizioni sempre più rattrapite e io dovevo fare lo stesso, perché lo stomaco, il polmone, il diaframma vengono compressi, storti, quindi e anche il collo. Quindi se lui faceva così e otteneva quell'effetto, noi dovevamo ricreare la stessa cosa. Fino al momento in cui l'eccessiva malformazione che lui acquista, come la ricreavamo? Lui aveva una specie di protesi che lo aiutava e noi no. Ci siamo inventati un sistema, cioè il fonico ha detto: io c'ho un sistema, domani ti porto quello che penso di possa risolvere la situazione. Cioè, ok, arrivò con i tamponi di cotone del dentista che mi ficcarono in bocca e io con tutta la bocca storta cominciai a parlare tutto così. E l'effetto lo dava, cioè dava un effetto realistico di quello che poteva essere la sua condizione. Quindi ci si adatta, oppure quando il personaggio sta bevendo da una tazza, noi prendiamo una tazza per far l'effetto della bevuta e del suono della voce attraverso un oggetto che rifrange il suono. Quindi usiamo un po' come i rumoristi a volte.